assolutamente in comune, va bene. Ok, allora, ciao ragazzi, siamo di nuovo insieme per parlare della WWDC 2014 che si è tenuta qualche giorno fa. Siamo qui per insomma discutere delle novità più importanti introdotte da Apple. OS X, OS 10, Yosemite, iOS 8 e tante novità per gli sviluppatori. Quindi una WWDC molto molto ricca di novità. Tra l'altro molto proprio, anche per noi è stato un lavoro incredibile durante il live, negli articoli, nei video di approfondimento che tra l'altro stanno ancora arrivando, quindi sì, molti arriveranno, seguire un po', molti arriveranno, e quindi molto molto ricca. Sì, niente hardware però abbastanza software, cioè tutto software, diciamo novità sviluppatori, tutti i kit di programmazione per insomma il nuovo linguaggio di programmazione Swift, ci sono state tante novità. Ecco, magari partiamo proprio dagli assenti, abbiamo detto assenza di hardware. Sì. Cosa aspettavamo? iWatch, Apple TV, nuovi rinnovamento nella linea dei Mac. Si parlava di questi iMac economici e del nuovo iMac con la Retina display addirittura. Sì, esattamente. E poi quell'iPhone 6 che... C'è sempre, tanto eravamo bene male sicuri di non vedere. Però in realtà, però zero hardware, niente di niente. C'eravamo illusi del telone nero, di che cosa ci così potesse essere. E non abbiamo neanche capito cosa c'era quel telone nero. Non si è mai scoperto. Perché... Io ho letto molti commenti dei nostri utenti che ci chiedevano: ma alla fine cosa c'era dietro? Non l'abbiamo capito neanche noi, quindi. Forse magari proprio Swift, questi annunci per sviluppatori, qualcosa allora, legato. Magari sì, poi dopo avranno aperto un altro pannello pubblicitario o qualcosa, insomma. E vabbè, quindi andiamo con ordine. Il primo a essere stato presentato è stato Yosemite, si dice Yosemite. Abbiamo sentito sì, le pronunce, Yosemite, però magari se lo chiamate Yosemite, eccetera, insomma, ci capiamo lo stesso. Yosemite, tu l'hai installato? No. Non ancora. Lo farò. Io invece l'ho provato velocemente, in realtà avete visto forse la recensione su Slide2Mac, sull'altro canale YouTube che curiamo, oltre ad iPad Italia e ad iPhone Italia, quindi su Slide2Mac, il canale di Slide2Mac su YouTube, c'è la recensione, così un'anteprima veloce di Yosemite, e devo dire che il primo impatto è stato davvero pessimo, cioè questa grafica, non lo so, su iOS mi piace, mi convince queste magari animazioni. Sì, su Mac che è una cosa un po' più, sai, seria, su cui uno lavora, è concentrato, no? Su questi effetti così all'inizio non mi piacevano, poi devo dire che ho iniziato ad apprezzarla. E il dock è inguardabile, l'ho rimpicciolito, no, e da sì, piccolo mi piace. Forse, però le icone non sono brutte, bene o male, dipende, c'è qualcosa di brutto, però diciamo che bene o male eravamo abituati a vedere anche quella combinazione di colori, il colore nuovo per iTunes, sì, quello sì. Però sì, forse lo stile proprio del dock non è proprio eccezionale. E invece il centro notifiche nuovo mi piace tanto, perché anche lì ci saranno i widget come su iOS 8, però sai cosa manca rispetto, in realtà si è detto che potrebbe essere introdotto, perché l'avevamo visto in qualche immagine emersa proprio poco prima della WWDC, ossia il centro di controllo, sì, che poteva essere una novità, c'erano delle immagini in cui si vedeva in azione e si dice che Apple potrebbe reintrodurlo magari come widget all'interno del centro notifiche. Questo alleggerirebbe la barra di stato. Sì, sopra magari pulsanti wifi, bluetooth, li sì, troviamo lì. Potrebbe essere gestire più immediato averli lì, come il volume, la luminosità, la modalità aereo, che magari su un MacBook è molto utile perché magari, sì, per risparmiare anche sì, batteria sì. E niente. Quindi le prime impressioni invece di tue, che non l'hai provato direttamente. Mie, che non l'ho provato. Da quello che ho visto, sinceramente, vabbè, sono rimasto leggermente, diciamo, sconvolto dai tre nuovi pulsanti, perché mi ero abituato a I pulsanti in alto. I pulsanti in alto. E quelli sono la cosa più brutta. Mi sono spaventato quando li ho visti, però meglio o male, diciamo che ci faremo l'abitudine, se non ci saranno possibilità di personalizzazione, insomma. Bene o male, ho visto un po' di cose in giro per la rete, tralasciando i vari bug, persone che volevano usare Final Cut ma hanno trovato la... E ogni riferimento è puramente casuale. Tralasciando i bug, bene o male, non ho avuto una bruttissima impressione, perché magari può dare una mano anche a chi è nuovo nell'ambiente Apple di non sentire un distacco, una differenza con i dispositivi uniformi. Magari uno che prende un iPhone che è il suo primo dispositivo, magari poi con un Mac non si sente troppo a disagio, magari non deve imparare. Quello che molti dicevano è che effettivamente con Yosemite
la distanza tra i due sistemi operativi, tra iOS e tra il sistema operativo di Mac, si è ulteriormente ridotta. Sì. Tant'è che io ho ricominciato a pensare a cosa succederà, ad esempio, quando iOS arriverà alla versione 10, che diventerà iOS X, iOS 10 in quel modo. Chissà se questa fusione che Apple ha sempre detto che non ci sarà. Sì, avevano detto chissà sono due se linee magari, di pensiero diverse. Chissà se magari invece non sarà l'occasione per unificare, perché adesso sono molto più vicini di quanto lo fossero tra sì. Lion e iOS 6, ad esempio. Quindi sono molto parecchio diverse. Ad esempio, prendi il nuovo Safari di Yosemite, è identico a quello dell'iPad. Questa cosa non mi piace, perché adesso i preferiti ce li hai accanto, non ce li hai più su, è una scomodità unica, secondo me. Deve essere interessante la sezione tab per il scrolling tab, anche se su iPad sì, forse non sì, ci sarà, sì, sì, forse sì, ci sì. sarà solo su Mac, però bene o male la grafica, diciamo che spiazza un po' chi è abituato sì. ad usare il Mac da un po' di anni. Però diciamo anche che da ora fino a settembre, ottobre, quando Yosemite verrà rilasciato, tra l'altro gratuitamente sul Mac App Store, gratuitamente, tra l'altro già praticamente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, si potrà provare in beta anche per gli utenti che non sono iscritti sì. al Developer Program. In sostanza, da ora fino a settembre, con tutte le nuove beta, ci saranno varie modifiche, potranno essere modifiche, magari quindi qualche ripensamento sul dock e dei pulsanti, e niente. Poi sono deluso dal fatto che nella beta non c'è la nuova icona di iTunes, non è rossa, è quella è sempre quella, è una delusione grandissima. Sì, effettivamente, avendola vista era saltata subito era bella, dalla prima immagine. Era una fesseria questa, però no, diciamo, ci sono un po' di cose da limare ancora, anche perché essendo un sistema operativo desktop i bug, le indecisioni sì, di Apple sono molte di più. L'altra novità dopo SX 10.10 è iOS 8. Allora, questo nuovo sistema è stato definito una major release, anche se bene o male i cambiamenti nell'interfaccia utente non sconvolgono più di tanto, non è la stessa cosa di iOS 6 passaggio ad iOS 7. L'interfaccia bene o male è sempre quella, quindi lo stile resta quello. Sono le novità che stanno sotto al sistema quelle che diciamo fanno la differenza. Innanzitutto abbiamo la possibilità della risposta rapida dei messaggi delle notifiche, poi ci saranno i widget nel centro notifiche, il nuovo Safari, insomma sì, abbiamo sono tantissime tante novità, anche una maggiore apertura da parte di Apple con le tastiere, possiamo mettere tastiere d'arcobaleno finalmente. No, scherzo a parte, la prima tastiera che già si dice che è pronta e che sarà rilasciata in beta è Flexkey che era sì, già quindi si sta lavorando sì, già. Si conosceva già, aveva sì. già un suo nome. Poi vabbè, i widget invece da vedere, insomma, perché ogni applicazione potrà avere i suoi widget nel centro notifiche. Dipende dagli sviluppi. Quindi ad esempio hanno mostrato nel corso della sì, presentazione Forza, eBay, sì. ad esempio ah, anche sì. eBay con il pulsante per rilanciare un'offerta senza aprire l'applicazione, che è una cosa molto comoda. E sì, effettivamente, come ha detto Apple, io credo effettivamente che questo sia il rilascio più importante di un aggiornamento di iOS dal rilascio di iOS 3 o a 2, no, 2. Sì, perché cambia la sostanza di come si comporta. Cambia sì, molto, sì. molto, anche, e cambia più di ciò che abbiamo visto in realtà, perché appunto Touch ID aperto a tutti gli sviluppatori, quindi un domani pagare su eBay si potrà fare con sì. Touch ID, sì. Tastiere personalizzate, widget, poi c'è tutto il discorso anche del nuovo Health, di Healthbook, quella che abbiamo chiamato così per mesi, che è stata introdotta, che però è vuota praticamente e ci conferma come vabbè, i dati ci conferma tempo. Praticamente l'iWatch ormai scontato, a meno che insomma allora, iPhone 6 magari potrà avere qualche sensore lui sì, particolare non lo mettiamo. Però sui vecchi dispositivi servirà necessariamente l'iWatch, altrimenti hanno messo un'applicazione vuota che nessuno... Che non venga sfruttato il kit per la creazione di accessori... Sì, magari per sì, accessori però, terzi, però... Creare una piattaforma così, diciamo, già bella... Vuoi che Apple faccia lei per prima il suo accessorio. Ma poi, tra l'altro, parliamone un attimo, perché io l'ho provato sull'iPhone, è una cosa veramente incredibile, cioè ha un malloppo di opzioni, di dati che può ottenere, cioè il livello di glucosio nel sangue, una cosa che si diceva da tempo, ma io mi chiedo come faranno questi dispositivi, qualsiasi dispositivo, a rilevare un livello di glucosio nel sangue, cioè semplicemente stando cioè, ti fanno un prelievo, come fanno a capire cosa c'è dentro? Difficile. Un prelievo minimo, po'. All'upuntura, no, vabbè, seriamente ci saranno dei sensori sviluppati, ma veramente fantascienza quasi, sì. Comunque insomma,
è già presente nella prima beta di iOS 8 ed è presente solo su iPhone. Infatti io non l'ho potuto provare. E non so su iPod Touch se c'è, su iPod Touch. Non l'ho installata sull'iPod, però su iPad sicuro non c'è. No, infatti, posso confermare, sì. E niente, poi che altre novità importanti? Abbiamo detto delle notifiche, diciamo qualcos'altro, ad esempio non solo messaggi, altre applicazioni già, però ad esempio Facebook, un domani sarà possibile mettere un mi piace, commentare senza aprire l'applicazione, quindi un qualcosa che fino ad oggi proprio era impensabile da parte di Apple. Sì, sì, l'ho detto nelle hot news, quello che non ci aspettavamo mai di vedere su iOS, adesso lo iniziamo a vedere, già dalle tastiere ad esempio, però veramente sono tante le cose. Tra l'altro mi ricordo di un'intervista non troppo vecchia di Tim Cook in cui diceva che praticamente lui affermava in anticipo che avrebbero avuto la WWDC a giugno, però lui diceva diventeremo più open, quindi stiamo lavorando con alcune aziende, diventeremo più open, adesso i nomi si sanno già perché si parla appunto anche di Swipe, la stessa Swipe è molto famosa su Android e ci sono stati incontri insomma con aziende importanti. Sì, anche tutte le aziende per l'HomeKit. Anche per HomeKit, che è un'altra novità per quanto riguarda l'automazione in casa. Quindi un iOS 8 diviso a metà per gli sviluppatori, metà per gli utenti, che poi alla fine insomma finisce che le due metà comunque interessano anche gli utenti, sì, perché ci saranno queste importanti novità. Man mano che gli sviluppatori integreranno le nuove funzioni nelle app, anche gli utenti beneficeranno insomma di quest'altra metà di iOS 8, quella sotto il cofano. E poi l'ultimo spazio appunto è stato proprio quello che abbiamo accennato appena ora, cioè Apple ha dedicato per la prima volta forse una mezz'ora buona, sì, su un evento di un'ora e mezza proprio a tutte le novità per gli sviluppatori. Tra queste abbiamo parlato di alcune, non abbiamo parlato ad esempio di iCloud Drive, che è un nuovo servizio che appunto gli sviluppatori potranno integrare nelle loro applicazioni, praticamente ogni applicazione potrà avere questa sorta di Dropbox, sì, in cui un po' come era Mobile Me un tempo, che c'era una specie di hard disk condiviso, ed effettivamente è una specie di ritorno alle origini. Ed effettivamente appunto molti, quando ci fu il passaggio ad iCloud, criticavano proprio l'assenza, sì, di un'archiviazione online, di poter gestire comunque i singoli file in modo come se fosse realmente un hard disk, quindi non dalle singole app, magari cancello un file da Pages per non ritrovarlo più, lo cancello direttamente come se fosse un Finder. Quello, e questo appunto sarà tutto integrato in iOS 8 e in Yosemite, sì, e sarà appunto tutto organizzato per tag e categorie. Ora non ho capito come funzionerà, se ci sarà effettivamente un cloud drive tipo quello di MobileMe di una volta, o se sarà tutto riferito a singole app, quindi ogni app con la sua cartella. Come già avviene su iCloud adesso, che hanno la separazione. Bisognerà vedere, sicuramente le categorie, diciamo, si sapeva che avrebbero preso il loro posto, perché già da Mavericks i nuovi tag, prima c'erano le possibilità di evidenziare già i file sul Finder, però adesso se si estende questa cosa anche su iOS, sono curioso di vedere. E sai che ho notato una cosa molto interessante? In realtà due, la prima è più interessante, la seconda meno. Allora, partiamo dalla seconda. Non so se hai visto, se quando apri una nuova applicazione di quelle che possono avere il supporto, che hanno già il supporto, quindi per ora quelle, sì, di sistema, su iOS 8, ti viene dato un avviso, in realtà anche altre, tipo WhatsApp, la apri la prima volta, ti viene scritto che questa applicazione salva i dati su iCloud, sì. C'è il discorso iCloud Drive solo con iOS 8, altri dispositivi iOS 8 e Yosemite. Sì. Se fai la stessa cosa su Yosemite, apri Anteprima, che era una delle applicazioni che si diceva potesse arrivare su iOS 8, hai lo stesso messaggio. Quindi potrebbe arrivare ancora sulle prossime persone. Esatto. Non ho provato Text Edit, ma ne sono abbastanza convinto. Quindi potrebbe esserci questa nuova. Sono ancora la prima beta, potrebbero esserci sorprese on the go. Ecco appunto, per tutti i nostri utenti che stanno già scrivendo commenti che hanno installato iOS 8 senza essere sviluppatori, hanno l'iPhone bloccato, ci sono problemi, non funziona WhatsApp, eccetera. Cosa possiamo dire proprio nel percorso che farà iOS 8? Che sicuramente diventerà più stabile strada facendo, ma bisognerà fare attenzione alla scadenza delle varie beta. E niente, in generale che ci saranno, cioè tutti i bug che oggi state vedendo magari non ci saranno più fino, ma io penso già nelle prossime 2-3 beta diventerà tutto molto più stabile. Per ora abbiamo visto insomma che la beta 1 è un po' impraticabile. Sì, effettivamente sarà, io l'ho provata su iPad 3 e mi sta dando tanti problemi, forse, e anche iPad 3, perché se mi dici che forse va meglio, sarà anche iPad 3, però sicuramente c'è tanto da sistemare. E un'ultima cosa, dai, prima di chiudere, di
Yosemite e di iOS, quali sono le due cose che ti sono piaciute di più? Allora, l'ho già detto nella puntata del... E lo dici di nuovo? Lo ripetiamo, tanto è una sola cosa, bene o male, che Comune. è comune, sì, è Continity, è proprio questa cosa che Giustamente. ci permette di, insomma, non sentire il distacco del passaggio dei dispositivi, ci permetterà di continuare le operazioni da un dispositivo all'altro e di chiamare e mandare SMS da iPad, Mac, sfruttando la connessione cellulare, volendo anche di usare un hotspot creato ad hoc solo con la vicinanza del telefono, insomma, dell'iPhone. Quindi, insomma, Quella sì è questa una cosa molto carina. integrazione, diciamo, dell'ecosistema si completa. Sì, ma già il fatto, ad esempio, appunto, se tu lasci il telefono in un'altra camera e vai E al anche in Mac carica, o in carica, potremmo sentire. ti aiuta suonando, diciamo, quella chiamata viene ricevuta sul Mac e tu puoi rispondere dal Mac. E quindi sì, end off alla fine è la vera novità di iOS 8 e di Yosemite, quindi dirò anch'io così, anche se stavo pensando ad altro, mi hai fatto ricredere. E sì, ragazzi, anche perché forse ora non si apprezza neanche tanto, tra l'altro non funziona ancora benissimo Continuity inteso, Continuity, non end-off, in generale non funziona benissimo, specialmente tra OS X e iOS, però in futuro potrebbe essere una vera novità, proprio capace di cambiare le nostre abitudini. Ed è quello che poi alla fine tutti noi appassionati di Apple chiediamo ad Apple, perché siccome è stata già capace di farlo in passato, probabilmente ci riuscirà di nuovo effettivamente con questa nuova filosofia di continuità. Bene, ragazzi, quindi la puntata di oggi, questa puntata speciale di commento sulla WWDC finisce qui e ne approfittiamo, non chiudete, ne approfittiamo per ricordarvi una cosa. Avete visto forse quel video brevissimo di 25 secondi in cui non si capiva molto? Bene, quello era il trailer dell'Apps Day 2014, forse. Avete letto l'articolo su iPhoneItalia.com, è un evento in cui parteciperemo tutti noi della redazione di iPhone Italia e saremo alla Cofan di Riccione il 27 luglio, se non ricordo male, il 27 luglio, tutta la giornata, e saremo lì in occasione della premiazione delle migliori app italiane, e dei migliori giochi italiani, che potete votare voi stessi su iPhoneItalia.com. Quindi il 27 luglio invece saremo lì tutta la giornata, sia per la premiazione, sia per incontrare chi di voi vorrà venirci a trovare in un contesto molto caldo e Tranquillo. umido, però dai, è la Cofan di Riccione, quindi potete farvi anche un giro piacevole, potete farvi gli scivoli, potete fare quello che volete, in più venite a salutare noi. E niente, quindi poi ci saranno comunque attività, tipo stiamo preparando qualche intervista particolare tra le onde delle piscine, qualche gioco così. C'è tutto un programma che sarà pubblicato. L'evento è appunto il 27 luglio, tutta la giornata. Noi vi aspettiamo perché è la quarta edizione. Le precedenti sono state un successo davvero, non ve lo dico solo perché sono di parte, ma è stato davvero un successo l'Apps Day. Siamo sicuri che continuerà ad esserlo, quindi se vi va, potete venirci a trovare il 27 luglio alla Cofan di Riccione. Bene ragazzi, questa puntata, diciamo, particolare finisce qui. E io vi saluto, sono Francesco Siciliani, penso che mi abbiate già riconosciuto, spero, insomma. Io sono Andrea Cervone, se non vi ricordate di me fa nulla. Vabbè. Nulla, quindi ci risentiamo ai prossimi video e comunque restiamo aggiornati anche con gli articoli sui nostri tre siti e tutte le novità. Continueremo a provare anche le varie beta e vediamo cosa succede sia su fronte Mac sia su fronte iOS. Ciao a tutti! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a proporre sempre nuovi video sull'iPhone di Apple come questo. Grazie!